In questa settimana santa, stravolta nei suoi riti dalla pandemia fino ad annullare processioni e messe, torna alla memoria la Pasqua di 45 anni fa, che di gente in strada invece ne portò a migliaia. Era il 1975. Per raccontare gli ultimi giorni di Cristo fu messa in scena per la prima volta una sacra rappresentazione all'aperto. I luoghi simbolo del paese divennero lo scenario ideale. Villa Margherita fu scelta per allestire l'ultima cena, la scalinata dalla Chiesa Madre per il processo davanti a Ponzio Pilato, Piazza Garibaldi per l'incontro con Erode. Ai piedi del Colle Cesarò, come il Golgota, fu rappresentata la crocifissione. Venerino Cucinella diede il volto a Gesù e nella parte fu immenso. Un'interpretazione memorabile di autentico coinvolgimento spirituale che sfiorò il mistico. Ma Venerino fu anche il promotore e il motore dell'iniziativa, assieme a Monsignor Gaetano Chimenti, parroco del Santissimo Salvatore. Avevo sempre, sin da piccolo, quest'idea di poter mettere in atto qualcosa del genere, ma solo per evangelizzare. Quando chiesi a Padre Chimenti che avevo questa intenzione, lui mi disse con gioia: facciamolo. E io mi sono sentito subito incoraggiato e lì ci siamo messi all'opera. Nel 1975 ci siamo decisi a fare una grande manifestazione esterna. Qualcuno aveva proposto di parlarne ai giovani del liceo. Io mi sono opposto, ho detto ai miei colleghi, ai miei confratelli: se noi dobbiamo fare una rappresentazione, dobbiamo fare una rappresentazione sacra, non semplicemente una messa in scena. Quindi se avete persone capaci di portare fuori i loro sentimenti religiosi, allora va bene, diversamente ci laviamo mano. Abbiamo chiesto aiuto di tutti i parroci e molti giovani con entusiasmo hanno appreso questo invito. 100 giovani, tra attori e figuranti, risposero all'appello dell'Azione Cattolica e diedero vita con compostezza ad una rappresentazione curata nei minimi particolari. La preparazione durò circa 3 mesi. Le prove all'inizio le facevamo al Santissimo Salvatore, poi successivamente abbiamo cominciato a provare anche fuori, con il freddo, con l'acqua, con entusiasmo, non avevamo paura dell'atmosfera. E abbiamo comprato tantissimo tessuto e poi in molti ci siamo adoperati a metterli su in confezione. Io facevo i vestiti dei soldati con la finpelle, addirittura gli elmi dei soldati erano elmi di plastica dei ragazzini con delle scope rosse che le mettevamo come criniera e incollate addirittura sulla plastica. I costumi sono perfettamente ricostruiti nei particolari. Chi ha lavorato nei costumi non aveva nulla da invidiare ai sarti di Cinecittà. Nella realizzazione pratica sono state diverse persone a cucire, per esempio mia madre ha fatto tutti i berretti del Sinedrio e altri vestiti. Ma ci sono state anche altre donne della parrocchia che si sono impegnate pure a cucire e a fare qualcosa, sempre sul disegno di Venerino. E se Venerino rese vera la sofferenza di Gesù, non fu da meno quella di Giuda, interpretato da Nonuccio Cammarata. Questi scatti conservano ancora oggi un'intensità straordinaria che rende viva la sofferenza nel tradimento. E anche quando la recitazione non era fatta di parole, ma solo dagli atteggiamenti, dai gesti, emerse la sensibilità di chi vi prese parte. La flagellazione fu molto realistica, la frusta venne costruita da Venerino, ma ci fu un imprevisto. Una frusta fatta con dei fili di panno, pensando che fossero leggeri. Invece il panno, bagnandolo con i trucchi del rosso, dei colori, diventò pesante. Mentre la prima volta a fare il flagellatore era Patrizio Parra, e bene o male ne diede un certo numero. La seconda volta, nel 78, era un certo Lobaido. Ebbene, quello era
un Ursus, e si divertì molto, tanto da farne 39 fino all'ultimo, inserendo e flagellando a più non posso, perché metteva tutta la forza e tutta l'energia. Partinico rispose con una partecipazione popolare senza precedenti, in un clima di grande commozione. C'erano circa 15.000 persone, e i vigili urbani piangevano pure, e quindi più che mettere ordine piangevano, e molte altre persone piangevano lungo il tragitto, soprattutto nelle cadute realizzate all'inizio della via, che via Kennedy. Nella prima caduta la croce colpì il mio capo, e così il mio capo urtò per terra e una spina trafisse veramente la mia fronte. Quindi ne uscì sangue, ma uscì sangue notevole. E quindi molti dicono: guarda che trucco! E invece il sangue era davvero. Molta gente guardava e piangeva. Quando Gesù abbassò il capo, cioè Venerino abbassò il capo, una nebbia oscurò il cielo, sembrava fatto apposta. La passione di Gesù fu riproposta fino al 1978 e mai più rappresentata. La missione evangelica di Venerino è proseguita nel tempo. Oggi è un diacono. Si ha nostalgia di quella Partinico, certamente più genuina e meno abbrutita. Una Partinico che non aveva perso ancora il senso della comunità, capace di organizzare un evento che appartiene alla storia migliore di questo paese.